Benvenuti ad Anteprima Sport, attesa per la gara di domenica, inizio ore 15, allo stadio Ferrante di Piedimonte Matese, per l'arrivo del Cizio Alba Longa dopo la straordinaria vittoria del Football Club Matese a Castelnuovo. Un vero colpaccio con l'ambiente su di giri. Emilio Bianchi ha sentito per noi, proprio in vista della gara di domenica con i laziali, Alessio Lancellotti. Lo sentiremo subito dopo la sigla. Bene, adesso pregherei la regia di sentire Alessio Lancellotti al microfono di Emilio Bianchi. Sentite che cosa ci ha detto. Domenica scorsa sei stato l'artefice di questa vittoria fuori casa. Pensi di ripeterti? Ma l'importante, come diciamo sempre, è quello di fare bene. Poi se il gol viene è una cosa in più, ma l'importante è la prestazione di squadra e questo è l'importante, diciamo, giocare bene e divertirci. Senti, viene una squadra che all'andata vi mise sotto per 3-1. Pensi che vi potete riprendere una vittoria che qua con questa squadra vi rilancerebbe in zona playoff? Ma sicuramente sappiamo che affrontiamo una squadra forte, un organico strutturato per vincere, ma noi daremo sicuramente il 100% come abbiamo sempre fatto. Poi se il risultato viene un qualcosa in più, però noi dobbiamo restare concentrati sempre verso il nostro obiettivo, il principale, che sarà quello della salvezza. Poi vedremo altri obiettivi man mano. Da quando sei tornato la squadra sta vincendo e sta ottenendo risultati positivi in continuazione. Tu dov'è che ti trovi meglio in questa squadra? Ma mi trovo meglio da esterno, però dove il mister mi fa giocare là va benissimo. L'importante, come hai detto tu, sono i risultati e che vinciamo oppure non perdiamo. Veniamo comunque da 13 risultati utili consecutivi, quindi credo che stiamo facendo un qualcosa di straordinario. Il fatto che stai spesso in panchina ultimamente ti dà fastidio? No, so che sono appena rientrato, diciamo, da 25, un mese da che sono stato con il Covid, quindi stanno altre persone che giocano, che sono al mio stesso livello e va bene così. L'importante è vincere, questo è l'importante. Quindi un pronostico secco per questa partita? Sicuramente daremo il 100% e cercheremo di non perdere. Ah, solamente non perdi. Io pensavo che dicesse vinceremo questa partita come abbiamo vinto domenica scorsa. Tu sei, diciamo, anche tu un portafortuna di questa squadra. Ultimamente sei stato l'artefice delle due del pareggio all'ultimo minuto e della vittoria lì a Castelnuovo. Ma no, appunto, dico, speriamo in una vittoria, però sappiamo che comunque affrontiamo una grande squadra, quindi l'importante sarà fare innanzitutto una grande partita, poi se vinciamo è ottimo, però l'importante è non perderla. Bene, prima di chiudere vi ricordiamo che l'altra squadra casertana, ma nel girone G, sempre della Serie D, il Gladiator, terz'ultimo in classifica, domenica va in casa della capolista Monterosa per uno scontro davvero molto difficile. Queste, intanto, prima di chiudere, queste sono le gare di programma per domenica. Monte Giorgio Vastese, quasi certo il rinvio per problemi di Covid. Pineto, Porto, Sant'Elpidio, Campobasso, Castelnuovo, Matese, Cinzia, Alba Longa, Rieti, Giulianova, Aprilia, Vasto Girardi, Fiuggi, Recanatese, Castelfidardo, Notarisco e Agnonese, Tolentino, anche questa rinviata. Bene, la nostra trasmissione di Anteprima Sport termina qui. Grazie a tutti voi che ci avete seguiti e alla prossima settimana. Sigla.